La strage di Nassiriya, 12 novembre 2003. 21 anni fa il doloroso episodio per il nostro paese. Un camion cisterna pieno di esplosivo si schiantò contro l'ingresso della sede maestrale dell'unità specializzata multinazionale dei Carabinieri, un contingente impegnato nella missione di pace in Iraq, antica Babilonia. Nell'esplosione persero la vita 28 persone, 19 erano italiane, 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e 2 civili, decine i feriti. Il Parlamento ha istituito la giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace proprio per il 12 novembre, un giorno per ricordare gli italiani che hanno donato alla patria il bene più prezioso, la vita. Un ricordo e un appello raccolti dal comune di Pescara, dal sindaco Carlo Masci e quanti oggi dalle forze dell'ordine, militari, civili, religiose, associazioni combattentistiche e d'arma hanno partecipato alla cerimonia nel piazzale del tribunale di Pescara con 2 carabinieri in alta uniforme che hanno deposto una corona al monumento che la città ha dedicato al ricordo delle vittime dell'attentato di Nassiriya. Il ricordo serve anche per riflettere su quello che è successo e su quello che sta succedendo nel mondo, perché il mondo è sconvolto da tragedie immani, da guerre che riguardano popoli che vengono costantemente distrutti nella loro vita, e quindi dobbiamo essere sempre più portatori di democrazia e di pace, perché la democrazia, la pace e la libertà non sono scontate nel mondo, bisogna conservarle, e il ricordo e l'omaggio a coloro che hanno combattuto e perso la vita per assicurarci la libertà e la democrazia deve essere sempre vivo, perché deve alimentare un messaggio di speranza forte per la pace.